dopo Crudelia, il Toyotone. Sono ammortizzatori in meno praticamente. Se no non hai. Io più spuccato. Oh, guarda qua. L'hai spuccato, vedi? Guarda, te l'ho anche rotto proprio. Ma neanche. Fortissimo sistema di dei freni, pensavo fosse quello che no invece un'inclinazione che è incredibile. Io conosco la macchina. No, ma stiamo prendendo anche un po' in giro. Sì, sì. No, ma ce la dovrei mettere. Adesso faccio vedere l'inclinazione. Eccola qui. C'è chi fa le penne e tocca con. In moto siamo bravi tutti. Che bello. Ci vorrebbe Robby JK. Ah sì? Sì, cioè devo. No, dicevo, ti sei divertito. Ah sì, sì, sì. Poi a me l'automatico non piaceva, io c'avevo l'automatica, no. Ah. Sono stato ieri con un ragazzo che c'aveva l'automatico, in effetti c'è una differenza abissale con l'altra. Eppure chi è sempre andato con l'automatico che dice che con l'automatico non c'è. Non è vero, allora. Io non mi ci trovo. Io. Guarda, mi sono trovato l'anno che per ho fatto lavorare maggiora in autostrada. Vabbè, nel senso, non lo cambierei nemmeno. Ed ero uno di quei figurati, la prima volta che l'ho provato, ma vaffanculo voi! Ad esempio Maggiora, Ascita, bellissimo, che è un 37 minuti. Vedevi il primo con le piccoliche corde, e niente, cioè proprio tranquillissimo. Il problema è che dici, parto, prendo un po' di lancio, prendo. Sì. Poi dici, tengo in fondo, lui mette una mano. Sì, poi quelli lì erano, sono molto, anche dei cambi molto basilari, sì, probabilmente sì, se gli metti un cambio. E però mi dice anche Canobbio che si spacca non fa le modifiche. No, diciamo nel senso, metti un cambio, non so, automatico ma innesti così più rapido, certo. E cambia tutto, quello comunque è un cambio di serie, ecco. Perché voi ieri gli faccio, ma prova a mettere la terza manuale o la quarta manuale, ci ha messo un quarto d'ora a metterla. Sì, sì, sì. Ah, vieni anche tu, dai, vieni! Largalo, usa l'argano, bravo, sei il migliore, gli dice. È stupendo. Comunque si muove molto bene. Qua i trial non è che c'è da fare motorate. Sì. Questa sarebbe 2,5, no? Bella questa manovra. Guarda. Questa qua viene fuori senza che tu accenda. Mettila lì, molla, la frizione viene su, che se c'è rimasto di merda, dove l'ha messo bene tu. Ma certo, è perché il chip, ma sei quelli più piccoli da bar, non lo devono andare rotto. E niente, la frizione. Ma vedi, ma se sei lì, due andavano lasciati. Sì, perché prendo qua la manetta. E poi nel buco, quando rientri nel buco, freni. Quindi proprio un nerd per la macchina. Boom!
No, poi tra l'altro non sembra mai più grande per fare. Ma posto Madonna, non so bene, ma secondo me cosa farai? Ci va vicino. Io guarda, io con sta scoreggia alla fine ci faccio. Ma no, ma proprio le, sono proprio le basi. L'altra volta dove era fatto? Ah, a Piana Crisi c'era un pialino, ma piccolo piccolo. C'era uno con un Toyota, tu dovevi dare i colpi che io non so, ma ha fatto anche sì, ma infatti ieri sera. Io poi vedrai su qualche video proprio. Arrivavano giù, poi senti. Stone! Ho detto, ma cos'era? Ma cos'era distrutto? Poi un conto c'hai un carcassone da 300 euro, quindi hai messo su 5.000 e ti diverti. Ma se tu devi andarci a lavorare il giorno dopo? Un centimetro più di rialzo della mia. Sì, sì, sì. Grazie! E figurati!